Questo è l'incarto del mio conflitto con la madre di mio figlio. Qua dentro ci sono errori da parte di tutti. La mia volontà era quella di avere un qualche diritto di visita in più. Dopo tutte queste perizie c'erano tutti gli elementi per poter prendere una decisione molto prima. Penso che l'ARP, quando si tratta della violenza psicologica, non è in grado di capire, non è in grado di agire. Autorità di protezione accusate di non essere abbastanza veloci, competenti, efficaci. Il sistema attuale ha mostrato i suoi limiti e verrà cambiato, ma la riforma porta con sé anche delle incognite. La mia esperienza personale è stata proprio vergognosa, perché questa curatrice amministrativa ha tolto la cassa malati complementare a me e ai figli. E poi ha lasciato andare parecchie mie fatture, compreso la fattura del telefono. La categoria dei curatori non sempre è all'altezza. Io vorrei che nella nomina dei curatori ci fosse veramente più trasparenza. Può capitare che i curatori non facciano l'interesse dei loro assistiti, peggiorando la situazione. La riforma in atto prevede anche di migliorare la formazione dei curatori e di esercitare maggior controllo sul loro operato. Buonasera, benvenute e benvenuti a Falò. Criticate, a volte accusate di far male il loro lavoro, le ARP saranno riformate. Da autorità amministrative diventeranno autorità giudiziarie, avranno quindi più poteri e maggiori competenze professionali. Questo almeno sulla carta. Bisognerà infatti aspettare qualche anno per capire se il nuovo sistema sarà migliore e avrà risolto i problemi del sistema attuale. Va anche detto che chi lavora nelle ARP ha un compito delicato, difficile, deve intervenire in situazioni di crisi personale, di conflitti familiari che per loro natura sono appunto difficili da gestire. Talvolta però le procedure sono lente, sono macchinose, sono poco trasparenti, queste almeno sono le accuse che vengono rivolte alle ARP. Anche noi a Falò, anche noi a redazione abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni in questo senso, le ultime ancora tra ieri e oggi. Vediamo allora subito il primo filmato con le testimonianze di chi dalle ARP ci è passato, testimonianze raccolte da Oscar Acciari e Andrea Campiotti. Il nostro conflitto nasce già quando, durante gli anni del matrimonio, purtroppo non andavamo d'accordo e le cose non funzionavano. Lui ha cominciato a minacciarmi, io avevo sempre più paura e alla fine ho deciso di andarmene con i miei figli. Dopo è iniziato un lunghissimo calvario tra varie autorità che hanno appunto portato anche a chiedere aiuto all'ARP. Veronica, così chiameremo questa donna, ha due figli ed è separata. Con il suo ex marito sta vivendo un grave conflitto di lealtà che si ripercuote sul benessere dei figli. Per questa ragione la donna si era rivolta all'ARP, all'Autorità Regionale di Protezione, un'istituzione che adotta misure per proteggere le persone bisognose di aiuto e di assistenza. Il suo obiettivo era quello di fare valere i diritti di visita del figlio più grande, che secondo una convenzione di separazione, omologata dalla pretura, è stato affidato al padre. Io ho due figli, uno più piccolo e uno più grande che, fra virgolette, ho perso, perché appena è iniziata la separazione lui ha voluto stare con il suo papà. Io l'ho assecondato pensando che comunque non sarebbe successo niente di grave, quindi mio malgrado decido e dico sì, ok, tu vai a stare con tuo padre, però
Noi, cioè, vivendo vicini, ci frequenteremo perché oltre a me hai anche il fratellino che ha bisogno della tua presenza. E, nel giro di 2 mesi il mio figlio grande mi ha rinnegata in tutto. Ha tagliato tutti, ma proprio tutti i contatti con me. Era un preadolescente, quindi vulnerabile e facilmente manipolabile, soprattutto così provato emotivamente. Io mi rivolgo all'ARP perché credo che in quel momento mi possa aiutare per esercitare i miei diritti di visita, per far sì che i miei 2 figli abbiano una vita quotidiana, la più normale possibile, per far sì che io possa almeno chiarirmi con il mio figlio grande, visto che lui mi ha dato assolutamente il 100% torto in tutte le decisioni che sono state prese da me per la separazione. Questa donna vive il rifiuto del figlio maggiore come risultato della manipolazione del padre. Va detto che il ragazzo è stato ascoltato anche dal servizio medico psicologico, al quale ha confermato di non voler avere più rapporti con la madre. Io ho sempre rimproverato all'ARP il fatto che si ha interrogato mio figlio, parlava con il mio figlio, che appunto ha preso questa netta decisione, e la mamma non esiste, non la perdonerò mai, ma non ha mai fatto nessunissima pressione sul papà. Avevano previsto una mediazione. Alla sua prima rinuncia hanno lasciato perdere, non hanno insistito. Io penso che l'ARP non sia all'altezza di capire quando ci sono dei problemi psicologici. Nel mio caso hanno completamente separato i problemi bambino e adulto problematico, quasi come per dire, anche se c'è un adulto problematico, mamma o papà che sia, a noi non interessa. Cioè, se quel bambino dice io non voglio stare con la mamma, per loro appunto, cioè, la questione è chiusa. Io voglio stare col papà, la questione è chiusa, allora tu vedrai tuo padre. Però se quella mamma, io parlo del mio caso, cioè, non ha colpe così gravi, non sono un'assassina, non sono una drogata o alcolizzata, non ho mai trascurato il mio dovere di madre, assolutamente, però non fanno nulla per indurre l'adulto, cioè mio marito, a cambiare comportamento. Sta di fatto che la conflittualità tra i 2 genitori raggiunge addirittura la violenza fisica nel corso di uno dei pochi diritti di visita rispettati. In un incontro l'ex marito picchia la donna davanti ai figli. Nei confronti dell'uomo è stato emanato un atto d'accusa per lesioni semplici e altri reati. L'ARP, però, non prende provvedimenti. Fin dall'inizio ci sono state in maniera frequente violenze verbali pesanti, violenze continue fino ad essere picchiata, cioè ad essere proprio aggredita in mezzo alla strada. Sono stata al pronto soccorso, cioè sono stata accompagnata al pronto soccorso. Ma quello che è peggio, ma peggio proprio, è che tutto questo è avvenuto alla presenza dei bambini. C'era mio figlio più piccolo, che ai tempi era piccolino, ma c'era anche quello più grande, che era un preadolescente. E anche in quell'occasione ha preso la parte del padre. E ha detto che il papà ha fatto bene. Veronica, per paura di conseguenze, si rifiuterà di mandare dal padre il figlio più piccolo, quello che vive con lei, anche se all'uomo vengono confermati i diritti di visita. È solo allora che l'autorità di protezione interviene per rendere i diritti di visita sorvegliati. Successivamente l'ARP, a causa di nuove minacce subite dalla donna e di nuovi fatti accaduti, procederà
alla sospensione delle relazioni. Ora l'ARP ha deciso di ripristinare i diritti di visita liberi per il figlio più piccolo, anche sulla base di un'audizione del bambino. Questo prima che si celebri il processo nei confronti dell'uomo, per il quale c'è anche un provvedimento di non avvicinamento all'abitazione di Veronica. Noi siamo d'accordo di concedere al padre i diritti di visita, però sempre con passaggio in un punto di incontro sorvegliato e con dei diritti di visita sorvegliati. E proprio queste sono le ragioni e le richieste della donna che contro la decisione dell'ARP ha ricorso recentemente alla Camera di Protezione. Perché il mio pensiero fisso è che se lui è stato capace di essere così aggressivo con me, potrebbe essere aggressivo anche con lui, specialmente quando non ci sono testimoni. Quella di Veronica è una preoccupazione di altre madri separate che abbiamo incontrato, donne sole con figli e che si devono confrontare con relazioni delicate e complicate da portare avanti con gli ex compagni. Molte di loro, per un aiuto, si rivolgono all'Associazione Ticinese delle Famiglie Monoparentali e Ricostituite e non manca un confronto sulle decisioni assunte dalle autorità regionali di protezione. Le problematiche appunto sono di varia natura, perché appunto i genitori separati possono avere a che fare con le ARP sia per delle questioni relative alla gestione quotidiana, un disaccordo, non lo so, sull'iscrizione a un corso di nuoto di un figlio, oppure per questioni anche più gravi. Ci sono ad esempio delle situazioni in cui delle madri vittime di violenza domestica, in una discussione, in un incontro con le ARP relativo appunto ai diritti di visita per i figli con l'altro genitore, si sono sentite dire che dei singoli episodi di violenza nei loro confronti non erano vera violenza domestica e che era loro dovere ristabilire una relazione serena con l'altro genitore, quindi un'evidente incapacità di capire anche quelle che sono le dinamiche della violenza e di tutelare di conseguenza nel miglior modo i bambini coinvolti. Dal percorso di sofferenza di una madre a quello di un padre, le loro sono due vicende, due storie diverse. Faticoso è una parola che non definisce nemmeno bene quello che è stato questo percorso, perché ha messo a dura prova la salute psicofisica, ha richiesto delle energie enormi, riuscire a gestire la propria vita quotidiana, sopportare questo carico di pensiero e di stress che comportava questa vicenda. Mette in gioco tutto una situazione di questo tipo. Franco, così chiameremo questo padre che oggi è la custode dei propri figli, da qualche settimana ha iniziato ad avere una vita più serena. La sua è una vicenda durata anni a causa di problemi conflittuali con la sua ex compagna che lo hanno portato a scontrarsi anche con l'ARP. Il nostro rapporto entra in crisi e di conseguenza i bambini vengono affidati alla madre, con dei diritti di visita, con una cadenza di un weekend ogni due settimane. La mia volontà era quella di essere presente nella vita dei miei figli, quindi le mie richieste erano di avere un qualche diritto di visita in più, ciò che mi veniva sempre negato. Insomma, mi si chiedeva sempre di dover dimostrare per poter avere un po' più di tempo con i miei figli.
Franco desidera essere maggiormente presente anche per dare più stabilità ai suoi figli. L'ex compagna ha infatti difficoltà nella gestione dei bambini per problemi di salute. È afflitta da una patologia psichiatrica, accertata da una perizia, che comporta anche dei ricoveri. Dopo i primi 3 anni di vita di miei figli con la mamma, con un suo affidamento esclusivo, ho riscontrato grandissimi problemi nella gestione della loro quotidianità, della loro serenità, e ho avuto molte difficoltà per riuscire a ricavare degli spazi per poter essere più presente come padre. Dopo questi 3 anni la mamma è stata ricoverata per un suo problema di salute. I figli sono stati affidati a me in via cautelare. Dopo questo affido si è aperta una grande contesa tra me e la madre, dove io comunque ci tenevo a mantenere la posizione stabilita di genitore affidatario, ritenendo di poter dare maggiore stabilità ai miei figli, e la madre non accettava chiaramente tutto questo. A cambiare radicalmente la situazione è la segnalazione all'ARP e alla polizia giudiziaria da parte dell'ex compagna di un presunto maltrattamento, una piccola lesione al collo di uno dei due figli riscontrata dalla pediatra. A seguito del procedimento penale, a Franco l'autorità regionale di protezione sospende immediatamente le relazioni con i figli. L'ho vissuta come un lutto questa situazione. Non è stato nemmeno facile reagire a tutto questo, cercare di ristabilire l'ordine, il contatto con i miei figli. È stato un iter che è durato 8 mesi prima di giungere a un decreto di abbandono, dove è stato accertato, diciamo, che tutto è stato innescato sempre per questa contesa sui figli. Nell'inchiesta emergerà che il segno riportato da uno dei due figli era stato procurato dalla sorella giocando. Nonostante ciò, per Franco la situazione non cambia. La custodia dei figli rimane alla madre. L'uomo cerca aiuto e, navigando su internet, trova il contatto di Ania, l'associazione genitori non affidatari, che lo sostiene. Inoltre ha reclamo alla Camera di Protezione per ripristinare la situazione precedente e annullare la decisione dell'autorità regionale di protezione. Questa persona si è rivolta a noi proprio perché era in una situazione veramente grave. Io ho riscontrato una grossa sofferenza. Noi l'abbiamo accompagnato cercando di con lui lavorare sulla pazienza, lavorare sulla capacità di accettazione della situazione, per poi reagire e far capire che lui non aveva torti. Ma c'è anche il testo, no, della Camera di Protezione, che dice, come a giusto titolo rilevato dal reclamante, un simile modo di procedere non può essere condiviso, cioè il modo di procedere dell'autorità regionale. La misura non motivata e neppure rispettosa del principio di proporzionalità va pertanto annullata. E il dossier è stato ritornato all'autorità di protezione perché venisse rimesso in moto una modifica di quella che era la decisione. La decisione dell'ARP, tuttavia, tarda a giungere e ci vorrà un nuovo ricovero della madre prima che la custodia dei figli venga affidata di nuovo a Franco. Io non credo che l'ARP dovesse prendere immediatamente delle decisioni contro la madre.
credo che l'analisi dell'ARP era quella di seguire una perizia iniziale, una prima perizia iniziale che metteva la mamma in una condizione di parziale inadeguatezza nel gestire i bambini. Questa perizia veniva regolarmente lasciata da parte nella seconda fase, no? E si cercava in un modo o nell'altro di far vedere che la mamma non era poi una mamma così inadeguata. Quello delle ARP è un compito delicato e tutt'altro che scontato, un lavoro spesso spinoso e criticato. Gli ultimi dati disponibili indicano che in Ticino sono in essere 6.544 misure di protezione per 5.010 adulti e anziani in difficoltà e per 1.534 minori. I casi che riguardano questi ultimi, anche se rappresentano circa un quarto del totale, sono quelli che impegnano maggiormente le ARP in un contesto sociale complesso e variegato che presenta un aumento delle separazioni e la nascita di nuovi nuclei familiari. Francesco Urle è avvocato e presiede tre autorità regionali di protezione fra le 16 attive in Ticino. Nel corso della sua attività di genitore in conflitto ne ha incontrati parecchi. Siamo chiamati a svolgere un lavoro, un servizio estremamente delicato, che entra nelle vite delle persone, per cui ci interroghiamo a lungo sui casi più delicati e non dormiamo neanche sonni tranquilli, ma dobbiamo prendere delle decisioni. Non la si prende a cuor leggero, non si può fare affidamento solo su se stessi. Siamo un collegio, quindi sono affiancato da persone competenti, ci confrontiamo tanto. Il confronto, il dialogo, l'approfondimento è fondamentale per prendere una decisione. Chi viene da noi ad altissima percentuale è conflittuale con l'altro genitore. Riscontriamo un bisogno di affermare che loro sono nel giusto, cioè ogni genitore nel giusto rispetto al bene del figlio, quindi ognuno porta avanti la sua visione di bene per il figlio. Questo non necessariamente coincide davvero col bisogno del figlio. La conflittualità porta anche a un'incapacità di vedere, di ascoltare, di avere uno sguardo distaccato dalle cose, perché poi questi genitori si fissano su piccolezze che portano anche a un'incapacità di gestire il bene del bambino, ma anche il bene loro. E a pesare in una decisione per l'affido dei figli sono anche le perizie, a volte contestate, di carattere socioambientale, sulle capacità genitoriali e anche psichiatriche. Le perizie, sia socioambientali, con anche la valutazione educativa, le perizie psicoaffettive sui bambini, e le perizie sulle capacità genitoriali e anche psichiatriche sui genitori possono avere un grandissimo ruolo. Si arriva a chiedere una valutazione del genere quando risulta che ci sono delle lacune significative, oppure quando il caso è evidentemente subito estremamente drammatico, per cui si intuisce che c'è la necessità di dover eventualmente adottare delle misure particolarmente incisive, e allora è necessario avere delle prove, diciamo, chiare su quello che è il comportamento dei genitori. Le perizie sono un atto di valutazione compiuto da un esperto che comunque, essendo scienze umane, hanno i loro limiti, come anche l'abbiamo noi come presidente di ARP. E come autorità di protezione abbiamo dei limiti, e quindi ce l'hanno anche i periti. La pretesa che noi siamo infallibili è un'assurdità. Noi ce la mettiamo tutta
per trovare delle soluzioni che possano essere sostenibili, che possano portare un miglioramento della situazione. Ma avere la pretesa che noi risolviamo i problemi è veramente fuori luogo. Decisioni difficili, talvolta sofferte, criticate e contestate. Per migliorare la risposta dello Stato, ha preso avvio una riforma. Lo scorso ottobre il popolo ticinese ha approvato il principio di trasformazione delle ARP, attualmente 16, da autorità amministrative regionali in preture di protezione sotto il potere giudiziario cantonale. L'obiettivo è quello di tutelare al meglio gli interessi di minori e adulti in stato di bisogno e di garantire una maggiore autorevolezza delle istituzioni, grazie anche all'uniformità di processi di lavoro e al miglioramento delle tempistiche nelle evasioni di migliaia di decisioni. Le nuove preture di protezione saranno 4, con ciascuna delle sottosezioni, per permettere di mantenere la prossimità con i cittadini. Il collegio giudicante sarà composto da 3 membri con maggiori competenze interdisciplinari, come previsto dal diritto federale, il pretore di protezione e 2 membri specialisti, di principio uno in ambito psicologico-pedagogico e l'altro in ambito di lavoro sociale. Per il momento è stato approvato soltanto il cambiamento a livello costituzionale, ma rimane tutto il lavoro da svolgere per le varie modifiche legislative e per la realizzazione concreta della riforma. Insomma, ci vorranno alcuni anni. Intanto si andrà avanti con il modello attuale e nel processo di riforma c'è chi spinge affinché vengano introdotti dei cambiamenti anche nel metodo per aiutare le coppie in conflitto. Questo è l'incarto del mio conflitto, se vogliamo, con la madre di mio figlio. È solo un classatore, confronto a altre situazioni che conosciamo, che sono 4-5 classatori, il mio è solo uno, ma già questo è troppo, c'è già troppa carta e inevitabilmente qua dentro ci sono errori da parte di tutti. In primis di noi genitori, e siamo noi la causa di queste situazioni. Quando poi abbiamo cominciato invece a dialogare, le cose hanno cominciato a funzionare e di carta non se n'è più stata bisogno. E non sono solo le ARP a sbagliare o a non fare, ci sono anche dei genitori che fanno veramente di tutto per mettere in difficoltà le ARP a prendere delle decisioni nell'interesse dei figli. Il caso di Pietro Vanetti, presidente dell'Associazione Genitori Non Affidatari, risale a molti anni fa, a quando c'erano ancora le commissioni tutorie. Sulla base della sua esperienza, Agna sta sensibilizzando le istituzioni, grazie anche all'interesse di alcuni deputati di diversi schieramenti, ad incentivare la mediazione familiare, in parte già sostenuta e promossa, grazie ai consultori familiari gestiti da 2 associazioni. In modo particolare, una mozione parlamentare chiede di introdurre anche in Ticino, come fatto in altri cantoni e paesi, il modello COHEM, che prevede, in caso di separazione, un intervento immediato delle autorità per evitare l'acuirsi del conflitto genitoriale. Tra le misure, procedure di mediazione obbligatorie e il coinvolgimento a collaborare di tutti gli operatori interessati, compresi gli avvocati. Il vantaggio è soprattutto per i figli. Con la velocità con cui si lavora col modello COHEM, praticamente non si interrompono le relazioni tra i 2 genitori e i figli. Questo è uno dei grossi vantaggi. E per fare questo ci vogliono istituzioni che lavorino in modo coordinato e che lavorano in fretta e non come oggi che passano mesi, se non anni, prima che vengono prese decisioni sulle relazioni con i figli, che vengono fatte perizie per capire chi di quale genitore, se un genitore merita o non merita, tutte cose che alla resa dei conti dimostrano un grande costo e un grande spreco di tempo. Ma poi va detto che ogni conflitto, ogni caso, è una storia diversa con cui le ARP devono confrontarsi. La tempistica di ogni decisione, gli strumenti e l'organizzazione a disposizione saranno comunque fondamentali per le nuove preture di protezione, per cercare di evitare che un errore di valutazione pesi come un macigno.
Certo, il ruolo dell'ARP è dominante in tutto questo. È chiaro che i genitori hanno anche la loro parte, però ci si rivolge a un ARP appunto perché questa coppia ha bisogno di aiuto. Dopo tutte queste risultanze, di tutte queste perizie e accertamenti a cui siamo stati sottoposti, c'erano tutti gli elementi per poter prendere una decisione sensata molto prima. Forse ha troppo da fare. Penso che l'ARP è superficiale. Penso che l'ARP, quando si tratta della violenza psicologica, non è in grado di capire, non è in grado di agire. Veronica e Franco, due voci in mezzo a tante altre, forse qualcuno si sarà anche riconosciuto nella loro vicenda. È chiaro però che questa sera non possiamo entrare nel merito delle singole vicende, di quelle che abbiamo visto in questo filmato, di quello che vedremo nel prossimo, o anche delle testimonianze che abbiamo ricevuto in redazione. Credo che però riusciremo comunque a fornire delle chiavi di lettura sul contesto generale appunto in cui operano le ARP e la riforma che ci sarà. E lo faremo grazie a due ospiti. Buonasera, benvenuta a Frida Andreotti. Lei è capo divisione giustizia del Dipartimento Istituzioni e ha seguito da vicino l'iter della riforma delle ARP. Buonasera. Benvenuta. E buonasera anche a Federica Invernizzi-Gamba. Lei ha una lunga esperienza sul campo, ha lavorato 10 anni per un ARP, ha lavorato 3 anni in un istituto per minori, oggi dirige il consultorio dell'Associazione Comunità Familiare ed è mediatrice familiare. Grazie, buonasera. Buonasera. E devo dire appunto per dovere di completezza che anche l'Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia offre consulenza in questa materia. Ma adesso, prima di proiettarci nel futuro, prima di capire nel dettaglio appunto quali saranno i cambiamenti della riforma, vorrei dare un quadro generale. Frida Andreotti, qual è il mandato delle ARP e quando sono chiamate a intervenire? L'abbiamo visto nei filmati, ecco, ci possono essere dei momenti della vita dove ognuno di noi può essere confrontato con delle problematiche legate ad esempio a disagi familiari, legate all'età, no? Ai bisogno di aiuto e supporto in quello che si fa. Ecco, possiamo essere toccati da momenti dove abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti e il diritto federale ha previsto che queste autorità di protezione, delle autorità che devono proteggere le persone sostenendole con delle misure adeguate, ecco, per gestire, ecco, quel momento di bisogno che stanno vivendo, ecco. Federica Invernizzi-Gamba, quello delle ARP, l'ho accennato in apertura, non è certo un compito facile, ci vuole anche una bella solidità, diciamo così, emotiva. Ecco, quali sono le difficoltà di chi lavora in un ARP, le maggiori difficoltà che deve affrontare? Penso che nel filmato l'abbiamo visto, il presidente che è stato intervistato l'ha detto bene, si è confrontati quotidianamente con delle storie di sofferenza, la sofferenza che è emersa bene da questo filmato. E quindi quando si è confrontati quotidianamente con la sofferenza è inevitabile che insomma il lavoro sia difficile, con i grandi numeri, quindi tante richieste, a volte con poche risorse anche sul territorio e con casi che sono spesso molto molto complessi e che quindi richiedono poi delle soluzioni altrettanto anche, non possiamo dare delle soluzioni semplici a delle problematiche così complesse. Frida Andreotti, appunto, sempre rimanendo in generale, visto che c'è una riforma, quindi il sistema effettivamente ha mostrato dei limiti, ecco, quali sono i punti deboli principali che andavano riformati? Beh, in sé le autorità di protezione sono delle autorità che esistono fin da quando è stata costituita la Svizzera, dal 1803, e
sono state costituite rispondendo ai bisogni di allora, che non, sono state adeguate nel tempo, negli anni, ma non rispondono più ai bisogni che oggi ha una società che è cambiata, che è evoluta. Cosa abbiamo fatto con questa riforma? Abbiamo fatto in modo di dare delle risposte alla cittadinanza, a genitori, anziani, persone in difficoltà, ecco, che hanno bisogno delle risposte adeguate a loro, perché le misure vengono prese su misura, ecco, e in tempi adeguati, in maniera simile per quanto sia possibile in tutto il cantone. Insomma, siamo andati a rispondere alle criticità che abbiamo recepito dalla popolazione, dagli addetti ai lavori, dalla società, e la proposta che il popolo di fatto ha votato in parte lo scorso anno, approvandola, ecco, va nella direzione proprio di dare delle risposte adeguate ai bisogni di oggi. Ecco. Senza voler fare l'analisi di tutte le criticità, ma cosa c'era? Ogni tanto c'era, perché l'impressione è che ci fossero tanti enti, tanti uffici, tante figure professionali anche che entrano in gioco appunto in un'ARP, che spesso magari non comunicassero tra loro o non ci fosse una vera gerarchia. Questo poteva essere un po' anche un punto debole. Diciamo che nel Canton Ticino abbiamo 16 autorità di protezione oggi presenti sul territorio proprio per quel bisogno di vicinanza e prossimità alla cittadinanza. E queste 16 autorità non sono coordinate tra di loro, oggi sono gestite dai comuni. Il fatto di non essere coordinate ci porta ad avere delle situazioni molto diverse, e penso in ambito decisionale, pur avendo, ecco, comunque una legge federale unica per tutti e una legge cantonale di applicazione anche unica, però questo porta comunque delle autorità a prendere decisioni diverse. E abbiamo anche il fatto, comunque, essendo autorità gestite da diversi comuni, hanno, come detto in principio, anche delle risorse diverse, e quindi delle risposte in tempi anche di evasione delle decisioni vis-à-vis dei cittadini diverse. Federica Invernizzi Gamba, spesso, l'abbiamo visto, direi quasi sempre nel caso di coppie litigiose, i figli sono oggetto del contendere. Ecco, si parla tanto del benessere dei figli e dei bambini, ma forse non è così. Che cosa bisogna fare davvero per pensare prima di tutto al benessere dei figli? Allora, innanzitutto io penso che quando in effetti avvengono delle separazioni è un po' inevitabile che ci sia un momento dove in un modo o nell'altro anche i figli vengono messi di mezzo, perché diciamo sono situazioni molto che coinvolgono emotivamente un po' tutta la famiglia. Poi è chiaro che io credo l'importante è che se i genitori si assumono la responsabilità del loro ruolo e quindi si rendano conto che le decisioni che prendono hanno poi una conseguenza anche sui loro figli. Ed è vero che spesso si dice le decisioni le prendo per il bene del figlio, ma è vero che spesso poi i figli sono un po' utilizzati anche, no? come giustificativo a certi tipi di scelte e non si sta facendo il loro bene. Quindi è chiaro che essere in grado a volte di fare un passo indietro o di farsi aiutare quando è necessario e di ascoltare anche i figli è sicuramente un buon punto di partenza affinché i loro reali bisogni possano essere ascoltati. Torneremo sul discorso dell'ascolto, che credo sia molto importante, ma un esempio anche magari un po' sciocco. È giusto chiedere a un figlio con quale genitore vuole stare? Allora, quando si fa l'ascolto dei figli nell'ambito delle separazioni e dei divorzi, bisogna farlo secondo certi modi. La regola principale è che i figli non scelgono con chi devono stare. È chiaro che più i figli sono grandi, quindi quando parliamo di adolescenti, la loro opinione, ma in generale anche coi bambini, deve essere presa in debita considerazione. Però noi dobbiamo anche partire dal presupposto che un figlio che dice voglio stare con l'uno o con l'altro forse è già inserito dentro magari a una dinamica più conflittuale dei genitori, perché quando noi facciamo gli ascolti dei figli, io ho parlato anche con le colleghe, i bambini quello che dicono è io non voglio scegliere, io voglio bene a tutti e due, e il loro ideale sarebbe poter stare con entrambi i genitori sempre. Poi è vero che a volte ti dicono però se non litigano è meglio che si separano, quindi in realtà i figli non vogliono mai decidere con che genitore stare, ed è giusto che siano gli adulti che prendono queste decisioni.
La responsabilità genitoriale resta. Federica Andreotti, abbiamo visto il lungo calvario di Franco, adesso non ripeto la storia, però sostanzialmente appunto la madre di questi bambini aveva dei gravi problemi psichiatrici e non era in grado di occuparsi di loro. Malgrado questo ha avuto molte difficoltà a ottenere l'affido dei figli, l'ha ottenuto solo con dei tempi lunghissimi. Come mai succedono appunto casi di questo genere? Allora, senza entrare nel caso, non è mio compito, ma l'autorità ha facoltà anche di esaminare il caso, di assumere una serie di prove, le famose perizie, no? Lo sentiamo, le perizie che allungano anche i tempi decisionali. Ecco, i tempi si allungano proprio per quello, perché anche se è un'autorità specializzata, ricordo, non c'è solo il presidente giurista, ma è accompagnato nella presa di decisione da una persona con competenze in ambito educativo e psicologico. Ecco. E vengono assunte delle ulteriori valutazioni peritali per fare in modo di prendere la decisione migliore per il bene del bambino. Non il bene dei genitori, ecco, il bene del bambino. Questo può richiedere tempo. E poi siamo comunque in un sistema dove alla fine una decisione, quando non è condivisa, e questo vale per tutto il sistema giudiziario, è possibile ricorrere contro questa decisione. Quindi allorquando una decisione non trova accoglimento, insomma, da parte di una parte, può essere impugnata, e l'abbiamo visto nel caso, alla fine, in seconda istanza, la situazione è stata valutata in maniera diversa alla luce delle valutazioni fatte. Quindi i tempi si allungano per fare delle valutazioni puntuali, ma è anche data possibilità a chi non condivide la decisione presa di andare verso un'altra autorità che decide e rivaluti tutta la situazione. Se posso magari aggiungere, certo. È vero che queste situazioni sono situazioni così complesse dove a volte è molto difficile arrivare a dire quello che è giusto e sbagliato, chi è bravo, chi non è bravo, chi è adeguato e chi non è adeguato, perché è vero che le situazioni familiari sono complesse e non si può dare soluzioni semplici a queste situazioni complesse, quindi il tempo in effetti che a volte viene preso è anche per cercare di avere il quadro più completo possibile, sapendo che quando bisogna fare una scelta non ci sarà mai una scelta perfetta e quindi è vero che a volte la giustizia è chiamata a decidere, però questa dicotomizzazione qui sì, qui no, uno è bravo, uno cattivo, purtroppo non corrisponde, quindi è vero che questa situazione che è stata portata come esempio è particolarmente dolorosa, però è vero che è sicuramente una situazione così complessa anche che poi a riuscire a trovare una soluzione semplice è molto difficile, non rende forse neanche giustizia conto di quello che è la reale situazione. Capita anche o è possibile evitare l'incancrenirsi di certe situazioni, evitare che i conflitti latenti si sviluppino e scoppino, e c'è la mediazione familiare. Lei è una mediatrice familiare, so che crede molto in questa metodologia. Ecco, in che cosa consiste, quando e come si fa la mediazione familiare? Allora, la mediazione familiare sostanzialmente è una risoluzione alternativa di quello che sono i conflitti. È un ridare ai genitori la facoltà di prendere delle decisioni che riguardano la loro famiglia. Quindi la decisione non viene più delegata a un terzo, ma sono i genitori che devono ritrovare una soluzione, un nuovo assetto alla nuova organizzazione familiare. Allora, evidentemente, quando le famiglie, le coppie chiedono, vengono volontariamente in mediazione, vuol dire che c'è già comunque, diciamo, una certa propensione a cercare una soluzione condivisa e concordata. Però è anche vero che il nostro sistema permette ai giudici di invitare, ingiungere o addirittura ordinare la mediazione anche come misura di protezione dei minori, ed è vero che a volte questo connubio tra un invito un po' forte da parte dell'autorità e poi il lavoro che è fatto in mediazione può essere una buona soluzione per evitare poi l'escalation. Quindi dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, evidentemente più lo stadio è precoce del conflitto nel quale si interviene, più anche poi, diciamo, possibilità ci sono di riuscire ad arrivare a degli accordi. Situazioni già molto magari incancrenite, dove le persone sono anche stanche di doversi confrontare, è chiaro che è un po' più difficile che poi possano essere accolte in mediazione e trovare una soluzione.
Nel servizio abbiamo sentito parlare di questo modello Cochem, Frida Andreotti. Ecco, qual è la posizione del Dipartimento del Consiglio di Stato? So che c'è una mozione che chiede appunto di introdurlo, anzi chiedeva di introdurlo già al 1 gennaio di quest'anno. Allora, come Consiglio di Stato è stato dato riscontro a questa mozione, la posizione che il Consiglio di Stato ha assunto è quella del Dipartimento di Istituzione, che ecco è molto favorevole, per questo lavora anche coi consultori da anni sulla tematica, comunque al tema della mediazione. Adesso ora questo modello del consenso genitoriale, vediamo un potenziale e quello che vogliamo fare è creare qualcosa ritenendo le specificità del nostro cantone, e quindi l'idea è di fare un progetto pilota pensando al nostro territorio e valutare ecco per quale situazione si adatta o meno, eccetera, come sta peraltro facendo il Canton Vallese. E c'è effettivamente il potenziale che abbiamo sentito nell'ambito della mediazione, perché questo modello prevede tutta una serie di sedute di mediazione, discussione con psicoterapeuti, eccetera. Quello che vogliamo fare è adeguarlo alla nostra realtà, ecco, coinvolgendo anche gli avvocati, che sono un anello essenziale di tutto, ecco, quando c'è una procedura di separazione di divorzio. Ecco. Prima di continuare allora la nostra discussione, vi propongo di guardare il prossimo filmato, sempre di Oscar Acciari e Andrea Campiotti, che ci fornisce altri punti di riflessione, e poi torniamo in studio. La nostra separazione è stata di comune accordo e assolutamente non conflittuale. Mi sono arrabbiata perché ero dell'opinione che c'eravamo separati noi, ma non poteva separarsi lui dai figli. Genitori in conflitto che rivendicano maggiori diritti nella gestione dei figli e che per questo talvolta contestano le decisioni dell'autorità regionale di protezione. Ma vi sono anche genitori assenti e che disattendono le decisioni dell'ARP. Luisa, questo è il nome che diamo a questa madre, non sente il sostegno dell'autorità affinché il suo ex compagno, che vive all'estero, si faccia carico degli impegni assunti nei confronti dei figli in comune. Io mi ci sono ritrovata in ARP, nel senso che il padre mi ha accusata di una falsità. L'accusa era di ostacolare la relazione padre-figlie, e quando di fatto era lui che non si atteneva al calendario dei diritti di visita. Nel nostro caso ci troviamo in una situazione in cui i diritti vengono garantiti, ma se i doveri vengono disattesi non ci sono conseguenze di alcun tipo. E in mezzo ci sono i figli e soprattutto nel nostro caso ci sono io, che ho tutto il carico del mantenimento e della vita dei bambini. E questo è il ritornello davanti al quale ci ritroviamo da anni. Quindi l'ARP che mette giù un calendario, il padre che fa quello che vuole, ci ritroviamo in ARP e si rimette giù un calendario e il padre fa quello che vuole e intanto i figli sono in mezzo. Quando l'ARP era stata mal informata con questa accusa da parte del suo avvocato nei miei confronti, io avevo ricevuto una lettera dove sembrava che fossi una delinquente, che mi minacciavano anche di multa se non rispettavo i diritti di visita. E è stato veramente pesante ricevere uno scritto del genere. Il padre sono anni che fa così e non è mai successo niente. Questo è un tema purtroppo molto diffuso, ma di cui si parla poco. Effettivamente nella maggior parte delle situazioni in cui c'è un bambino che non ha più contatti con un genitore, non è perché
il genitore affidatario pone ostacoli a questa relazione, ma semplicemente perché questo genitore, quasi sempre il padre, è di fatto scomparso nel nulla, non esercita i suoi diritti di visita, spesso non paga neanche i contributi di mantenimento. E qui effettivamente c'è spesso un senso di impotenza che emerge da parte della madre, del genitore affidatario, perché questo tipo di problemi, di situazioni non vengono tenuti sufficientemente in conto. Poi in seguito, se il genitore riappare, si ripresenta, sembra che abbia fin da subito tutta una serie di diritti senza rendersi conto che la situazione non è così semplice. Io ho pagato, cioè di una cosa che nemmeno ho fatto. Cioè io è quello che non riesco ancora a capacitarmi. Potevano prendere altre misure di sicurezza o altro, ma non arrivare veramente a tutto ciò. A questa donna, a causa di presunti maltrattamenti, è stata tolta per 2 anni la custodia dei figli. Fra questi, anche un bambino di 1 anno. L'episodio decisivo è stato un gioco inadeguato tra il suo ex compagno e 2 figli della donna avuti in una relazione precedente. I colpi di una pistola giocattolo hanno lasciato un segno sulla fronte del figlio più grande e nel pancino della sorellina. Mi sono ritrovata gli assistenti sociali a casa a portare via il bambino più piccolo. E la più grande era stata prelevata direttamente la stessa mattina dall'asilo. Quindi da lì è stato un brutto sconvolgimento, perché siamo stati portati via anche dalla polizia, dalla SRIP. E lì ci hanno posti poi in interrogatorio e quando poi ci hanno detto la motivazione di questa decisione che hanno preso, mi è crollato il mondo addosso. L'intervento degli agenti della sezione dei reati contro l'integrità delle persone è avvenuto dopo una segnalazione dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione anche per altri episodi di sospetti maltrattamenti, presunte sberle osculacciate che avrebbero riguardato anche il figlio più piccolo, nato dalla nuova relazione, fatti che sarebbero stati confidati dai 2 figli più grandi all'assistente sociale che già seguiva la famiglia. Hanno agito senza però interrogarci prima, ecco. Cioè io quello che mi aspettavo fondamentalmente era una presa di posizione da parte dell'ARP. Prima di reagire in questo modo io avrei preferito, cioè sarebbe stato comunque giusto anche da parte dell'autorità di convocarci in udienza per capire che cosa era successo quel sabato mattina. Ma non di trovarmi onestamente 10 poliziotti della SRIP. 2 che mi hanno aspettato fuori al chiosco e quando sono andata a casa c'erano gli altri. Sempre su decisione dell'ARP, il mese scorso 2 figli hanno fatto rientro a casa. La donna ha dovuto dimostrare di aver riacquisito le capacità genitoriali attraverso un percorso terapeutico. Inoltre, recentemente, la pretura penale ha decretato, per mancanza dei presupposti giuridici, l'abbandono del procedimento nei confronti della donna e dell'allora compagno, accusati inizialmente di via di fatto reiterate e violazione del dovere di assistenza o educazione. A me questi 2 anni non me li restituisce più nessuno, quindi qualcuno dovrà rispondere. Io sono molto felice che i miei figli sono a casa e purtroppo anche quello che emerge e che mi rimane sempre quell'amaro in bocca è che si legge in vari incarti dell'ARP che loro praticamente valutano determinate situazioni proprio in base al benessere dei minori, no? È vero anche che sti bambini era già più di 1 anno che dicevano che volevano tornare a casa dalla mamma, ma non sono mai stati ascoltati.
Tra i compiti delle autorità di protezione vi è anche quello di attribuire curatele amministrative, educative o generali. Francesca, così chiameremo questa donna sposata con due figli, si è rivolta all'ARP per chiedere un aiuto a causa di alcune difficoltà nella gestione finanziaria della famiglia. Poi la separazione conflittuale dal marito e la scoperta che qualcosa non è andata per il verso giusto nelle priorità di alcuni pagamenti stabilite da una curatrice amministrativa. Oltre al fatto che io non potevo visionare, non potevo vedere il suo operato, questa curatrice, sono poi piano piano venuta al corrente che ha tolto la cassa malati complementare a me e ai figli. E malgrado era il corrente che la figlia aveva bisogno di determinati medicamenti che senza la complementare poi mi ritrovavo a dover pagare io. E poi ha lasciato andare, proprio letteralmente lasciato andare, parecchie mie fatture e dei figli, compreso la fattura del telefono, perché poi io mi sono ritrovata da un giorno all'altro che non funzionava neanche più il telefono, senza avvisare. Convinta che la curatrice amministrativa non faccia l'interesse suoi e dei figli, ma che sia di parte, Francesca chiede chiarimenti all'ARP, si rivolge a un avvocato e segnala il caso all'ispettorato della Camera di Protezione. Intanto i debiti e i precetti esecutivi aumentano. Siamo andati in ARP e abbiamo fatto richiesta di un nuovo curatore. Chiaramente perché il marito non viveva più in casa non era giusto ci fosse la curatrice amministrativa per la coppia, perché c'era una separazione. La mia esperienza personale è stata proprio vergognosa, perché questa curatrice amministrativa mi ha addirittura chiamata a casa quando ha saputo che non volevo più che continuasse perché era di parte, e mi ha minacciato perché mi ha detto chiaro e tondo: le creerò problemi. La situazione inizia a migliorare quando a Francesca viene attribuito un nuovo curatore amministrativo. Alejandro Avilés vanta competenza ed esperienza. Già segretario regionale di Pro Juventute, ha conseguito anche una specializzazione in politica sociale all'Università di Ginevra. Non nasconde le anomalie di questo caso. La persona che doveva rispondere ai bisogni, soprattutto finanziari, di questa famiglia, ha trascurato delle cose. Ci sono state, secondo me, delle omissioni. L'autorità di protezione è stata avvisata che c'erano delle cose che non funzionavano e l'autorità di protezione, purtroppo, in questo caso specifico, non si è voluta chinare e rispondere adeguatamente. C'è stata una mancanza di risposta adeguata anche da parte dell'autorità di protezione. Il nuovo curatore, che oggi non si occupa più del caso, a suo tempo ha dovuto confrontarsi anche con le difficoltà di reperire tutta la documentazione necessaria per poter avere una visione completa della situazione finanziaria di Francesca e per poterla aiutare. La categoria di curatori non sempre è all'altezza, e è chiaro che nei casi di trasmissione, di cambiamento di curatore, se uno ha avuto la fortuna di avere un curatore come predecessore, un curatore adeguato, un curatore che effettivamente segue le cose e soprattutto trasparente, perché mi dà gli strumenti, io posso seguire, ma non sempre è il caso. Mi è capitato, per esempio nel caso di cui avevamo parlato prima, uno dei curatori precedenti doveva consegnare a me una serie di documenti, l'autorità di protezione le l'ha chiesto anche per iscritto di consegnare questi documenti e questa persona non l'ha fatto, nonostante la richiesta da parte dell'autorità di protezione e le richieste da parte mia. Dovrebbe esistere con chiarezza una procedura quando c'è un cambiamento di curatore. I rapporti con l'ARP, per il caso di Francesca, appaiono difficili per più aspetti. La donna sostiene di aver avuto problemi non soltanto con la precedente curatrice amministrativa,
ma anche con una curatrice educativa che avrebbe dovuto seguire uno dei due figli. Il padre ha richiesto la curatrice educativa perché c'erano dei conflitti con il figlio e i diritti di visita non funzionavano. E la curatrice ha contattato sia me che il figlio e ha visto una sola volta il figlio fuori casa, malgrado noi l'abbiamo invitata più volte a casa, e ha avuto dei contatti telefonici col figlio inizialmente. Non era reperibile facilmente, aveva poco tempo, i contatti erano spesso la sera in orari anche abbastanza tardivi. E poi dal 2021, marzo 2021, che c'è stato l'ultimo scritto su WhatsApp, questa signora è sparita proprio del tutto. Nel frattempo il ragazzo diventa maggiorenne, ha compiuto 18 anni alcuni mesi fa e Francesca, come genitrice, riceve a casa un rapporto morale della curatrice educativa a conclusione del suo mandato. Non ci sono mai stati rapporti prima, noi non abbiamo mai visto nulla, né io né il figlio, e a fine agosto del 2022 scrive questo rapporto, che è stato richiesto dalla Camera di Protezione, penso anche dall'ARP, quindi c'era un obbligo di mandare due righe, e questo rapporto non è per niente corretto. Prima di tutto parla della genitrice dicendo che non è mai riuscita ad entrare nel suo domicilio, cosa non vera perché è stata invitata più volte, era lei che non aveva tempo, e poi ha ammesso che il minore è stato prosciolto dall'obbligo scolastico e aveva intenzione, attraverso l'aiuto di Pro Juventute, di ottenere la licenza di scuola media. Questo rapporto è stato redatto a fine agosto 2022, mentre, come si può vedere, lui ha ottenuto la licenza di scuola media con ottimi voti a fine giugno del 2022. Quindi la curatrice ha scritto, ha redatto un rapporto morale mesi dopo non corretto. Non era neanche al corrente di quello che aveva ottenuto il figlio. Attualmente in Ticino vi sono oltre 2000 curatori con diverse funzioni. La maggior parte di loro, ci dicono utenti e ARP, svolge il proprio compito con grande impegno e serietà. Tuttavia, alcuni casi di inefficienza e di comportamenti illeciti sono stati segnalati. In futuro le aperture di protezione rafforzeranno anche la formazione dei curatori e la vigilanza sul loro operato. Ho avuto la fortuna o il privilegio di lavorare per almeno 8 autorità di protezione diverse. Quelle in cui mi sono trovato bene, ho visto che le cose funzionavano, avevano non solo un presidente o una presidente bravo o brava, ma avevano anche uno staff, il segretario veramente ben calato nel suo ruolo e addirittura con una formazione adeguata. Io vorrei che nella nomina dei curatori ci fosse veramente più trasparenza, più chiarezza per quanto concerne le competenze dei curatori, anche dei curatori privati. Lo si fa già nel caso dei curatori del cantone. Bisogna che abbiano una adeguata formazione, o dal punto di vista amministrativo, oppure dal punto di vista anche sociale, educativo. E anche una certa esperienza, ma deve essere soprattutto un'esperienza di vita. E sarebbe l'ideale che i curatori privati fossero seguiti maggiormente da queste nuove aperture di protezione. Alcune autorità di protezione attualmente lo fanno. A parte il signor Avilés, che lui ha fatto quello che poteva, chiaramente trovandosi in difficoltà perché ormai la situazione era già partita male, era andata avanti male, nel mio caso proprio non c'è stato un aiuto, non c'è stato un appoggio, ci sono state delle persone non competenti. Tra l'altro mi sentivo dire, chiamando l'ARP, contattando l'ARP, ma manca personale, siamo in difficoltà e quindi... Ok, a me dispiace di questo, però non è una risposta che si può dare a una persona che è in difficoltà.
altre storie di sofferenza, di incomprensioni, anche di difficoltà finanziarie. Federica Invernizzi-Gamba, cosa si può fare nei casi in cui un genitore sparisce, non esercita il proprio diritto di visita e spesso non contribuisce al mantenimento dei figli? Sicuramente, come abbiamo detto, è una situazione di grande sofferenza. Questa assenza di un genitore è molto ingombrante, spesso più di una presenza. Quindi è chiaro che se si sono già messe in atto tutta una serie di misure per cercare di recuperare la relazione con questo genitore e non hanno funzionato, mi verrebbe da dire che allora ecco quello che è importante fare è dare un sostegno al genitore che da lì in poi si deve prendere a carico la crescita dei figli e con tutto il resto, quindi poi magari la professione, la casa, eccetera. Quindi io penso che innanzitutto evidentemente bisogna cercare di recuperare questo genitore, capire, spesso ci sono delle storie molto dolorose anche, no, dietro queste assenze. Se questo non è possibile, mi verrebbe da dire sostenere il genitore che resta affinché abbia sempre un punto d'appoggio per quello che è la gestione dei figli, anche un confronto che è sicuramente utile. Frida Andreotti, il Cantone ha un servizio, aiuta quei genitori o quelle madri o quei padri che appunto non ricevono gli assegni, cioè non ricevono gli alimenti dal partner? Esatto, il Dipartimento della Sanità e Socialità si occupa di sostenere chi non necessita con appunto gli anticipi degli alimenti. Dall'altro lato, adesso è da 2 anni che il Cantone, sempre tramite il Dipartimento e uno specifico ufficio che si chiama Ufficio dell'Incasso e delle Rette, si occupa anche di incassare poi questi alimenti che sono stati decisi da una decisione di un'autorità. E quindi possiamo solo invitare i cittadini che ne hanno bisogno a far capo a questi servizi che li possono sostenere, perché sappiamo che comunque un genitore solo con il lavoro eccetera, cioè con una fonte di introito d'entrata, può solo aiutare. Certamente. Portare via un figlio, abbiamo visto adesso anche lì un altro caso, portare via un figlio a dei genitori per metterlo in istituto, per affidarlo a qualcun altro, è un gesto veramente forte, potente, violento. Ogni tanto penso che sia un gesto necessario, però ecco, quali sono appunto, in quali condizioni si portano via i bambini, gli adolescenti, ai genitori? Diciamo, di solito la misura di collocamento è un po' l'ultima ratio, nel senso che sono già state tentate una serie di altre misure di accompagnamento e sostegno che però purtroppo non hanno portato a un cambiamento sostanziale nella situazione del figlio, quindi si reputa che ancora sia in una situazione di rischio per la sua crescita e quindi si procede col collocamento. Oppure delle situazioni d'urgenza dove c'è magari una violenza o comunque un disagio talmente grande che la prima misura che viene presa è l'allontanamento per rispondere al momento di crisi, e poi però chiaramente questo collocamento dovrà essere rivalutato e capire se ci sono i mezzi, se c'è la possibilità di un rientro al domicilio con tutta una serie di misure di accompagnamento, o se invece la famiglia dovrà essere accompagnata in questo cammino di divisione fra genitori e figli che è molto doloroso, ma a volte è l'unica soluzione per far sì che i bambini ricevano le cure adeguate. Però è vero che sempre di più ad oggi, anche nelle misure di collocamento, si tende a seguire anche le famiglie, perché la famiglia resta, c'è sempre, i figli dovranno sempre fare i conti con queste famiglie, e quindi alla fine è nell'interesse di tutti che anche una famiglia in difficoltà sia seguita e che possa comunque dare magari anche qualcosa di poco, però è qualcosa di importante per i figli, quindi si cerca di lavorare un po' sulle due dimensioni. Quindi mantenere i legami. Assolutamente. Sì. Se posso una specificazione, certo. Quello che va detto è che queste autorità di protezione, come pure anche i pretori, quando può capitare, non sono decisioni che prendono a cuor leggero, sono decisioni ponderate, valutate, con tutta una serie di elementi, e condivido quello che è stato detto, è l'ultima ratio, sempre nell'ottica del bene del minore collocato. Anche se ogni tanto ovviamente queste decisioni non vengono contestate, non vengono capite, certo. Adesso veniamo nel merito della riforma.
Primo aspetto, la reperibilità, disponibilità di nuove figure professionali. Lo abbiamo visto nelle nuove preture di protezione, ci sarà un collegio composto da tre membri, sostanzialmente il pretore e poi due membri con delle specializzati in diritto, in psicopedagogia e in ambito sociale e tutti, se non sbaglio, con titolo accademico. Adesso la prima domanda è: ci sarà abbastanza personale formato per coprire queste cariche? Allora, una specificazione avanti tutto, già oggi queste autorità sono composte, e cioè le decisioni che prendono sono prese da questo tipo di figure. Quello che abbiamo è che a livello cantonale non abbiamo forse sufficienti risorse per poter gestire anche in maniera adeguata, in termini anche di tempistiche eccetera, ecco, su tutto il territorio in maniera simile, ecco, le esigenze che abbiamo oggi. Cosa facciamo? Andiamo a creare un'autorità giudiziaria dove abbiamo un collegio, ecco, queste tre persone specializzate che vanno, ecco, a prendere queste decisioni in maniera, sono delle decisioni di carattere giuridico, ma con questi aspetti legati proprio nell'ottica del bisogno della persona che, per il quale deve essere decisa, ecco, di una misura, una curatela, un collocamento o quant'altro. Beh, andremo a cercare una quarantina di persone, Parlamento permettendo, questo va detto perché non è ancora stato deciso. È stato deciso il cambiamento di struttura, quindi da una struttura comunale amministrativa a una struttura cantonale giudiziaria. Quindi la proposta portata dal Dipartimento d'Istituzione è quella di avere una quarantina di persone che fanno parte di questo collegio giudicante e pensiamo che nel Canton Ticino possiamo trovare queste persone formate adeguatamente e con quelle predisposizioni adeguate, ecco, per poter gestire le casistiche che gli vengono sottoposte loro. E una parte anche di chi lavora oggi nelle ARP verrà riassorbita nelle nuove preture di protezione. Esatto, oggi il personale amministrativo, penso ai segretari, ai contabili, magari ai giuristi di supporto, ecco, verranno trasferiti, sempre che loro medesimi siano d'accordo, al cantone. Quello che i presidenti attuali, i membri, eccetera, quelli no, perché verranno eletti dal Gran Consiglio. Questa è la proposta fatta, come detto, dal Dipartimento delle Istituzioni, vidimata dal Governo, che dovrà essere comunque approvata dal Parlamento nei prossimi mesi. C'è chi chiede anche un assessment soprattutto per i pretori. Ecco, lei ritiene che sia un buon criterio poi per scegliere, ecco, il pretore giusto o dare un elemento ai gran consiglieri per andare nella direzione giusta? Ecco, questo è un elemento che con il capo dipartimento Norman Gobbi ci siamo detti che avremmo voluto portare, perché è un elemento che noi utilizziamo già oggi nelle procedure interne presso l'amministrazione cantonale nella scelta dei funzionari dirigenti. Quello che vediamo è che comunque il valore aggiunto, ecco, di poter conoscere una persona oltre le competenze formative classiche, ma andare a conoscere la persona e il suo approccio, ecco, vis-à-vis di terze persone. Essendo così sensibile il contesto dove operano le autorità di protezione, ecco, quello che vediamo è che sarebbe un valore aggiunto poter valutare, ecco, le competenze personali delle persone, non solo del presidente ma anche dei membri, ecco, che devono prendere tutta una serie di decisioni, che devono interfacciarsi, ecco, con delle persone e che auspicheremmo lo facciano con quell'empatia adeguata, conforma comunque alla procedura. Ecco. Frida Andreotti ha parlato appunto di empatia. Quali altre caratteristiche deve avere chi lavora appunto in queste situazioni, oltre, abbiamo detto, i titoli accademici, le varie specializzazioni? Beh, forse era emerso già nel primo reportage sicuramente una certa solidità personale, perché è vero che si è confrontati quotidianamente con situazioni molto dolorose, mi verrebbe da dire anche un'esperienza in altri ambiti, in modo da avere anche uno sguardo un po' aperto su quello che è la nostra società. E poi io penso assolutamente una capacità di ascolto, perché è vero che si tratterà di un collegio giudicante, ma è vero che per giudicare bene bisogna potersi basare sulle perizie, ma anche ascoltare le persone che vengono, e quindi credo che quello potrà essere anche un elemento importante, l'essere in grado di prendere in considerazione veramente quello che viene portato e poi dargli il giusto peso al momento della decisione.
Una battuta sui curatori. Abbiamo visto che anche la categoria dei curatori ci saranno, e ci sono sicuramente degli ottimi curatori, ci sono dei curatori che invece non fanno l'interesse dei propri assistiti. Ecco, con le nuove preture di protezione, con la riforma, cosa cambierà? Ci sarà maggior controllo? Ci sarà una formazione diversa della categoria dei curatori? Allora, sulla categoria dei curatori, che tengo qui, ho l'opportunità di farlo stasera, di ringraziarli, sono circa oltre 2.000 persone che si mettono a disposizione, ecco, per sostenere le persone che hanno delle necessità. Ecco, già oggi dobbiamo lavorare di più, perché sono delle esigenze che abbiamo oggi, e quindi sul corto termine avremo modo di dare loro, ecco, un manuale per poter, ecco, avere già degli elementi in più per poter esperire al meglio già il mandato che fanno oggi. Penso all'ambito comunque amministrativo, ma anche all'ambito educativo, e oggi come oggi sono le autorità di protezione che prendo a carico la formazione, il supporto, il sostegno dei curatori. Bene, in un'ottica futura non abbiamo ancora preso tutta una serie di decisioni, ma c'è la tematica anche di una formazione continua, magari anche obbligatoria, chissà, a dipendenza del numero di curatele che verrebbero assegnate alla persona. È tutto un discorso che vogliamo fare, ma vogliamo già intervenire oggi, perché abbiamo delle esigenze oggi per evitare, ecco, forse che situazioni come quella che abbiamo viste abbiano a cadere. Due battute in conclusione, vi chiedo di essere brevi. A che punto è la riforma, e soprattutto, visto che comunque entrerà in vigore tra qualche anno, sono previsti degli aggiustamenti, visto che le ARPA continueranno a funzionare, ecco, per i prossimi 3-4 anni? Allora, sul corto termine abbiamo, come Divisione Giustizia, abbiamo dei rapporti regolari con i comuni e la Camera di Protezione, che è un'autorità di vigilanza sull'operato delle ARPA, e quindi si cerca di migliorare e di sensibilizzare i comuni a dare le risorse necessarie anche alle ARPA in termini ampi, ecco, non penso solo alle risorse umane, per poter rispettare al meglio la loro attività. La riforma, che punto è? Stiamo elaborando una legge di procedura, adesso andremo a condividerla con tutti, perché abbiamo impostato come Dipartimento la riforma in maniera condivisa, condividendo tutti coloro che sono coinvolti, proprio perché tocca a tutti, ecco, il lavoro delle ARP. Quindi andiamo avanti in questa direzione, coinvolgendo subito la nuova commissione parlamentare che verrà istituita dopo l'elezione, nell'ottica, ecco, di andare spedita verso una decisione parlamentare e poi di partire a implementare questa nuova autorità, non so ora indicare quando, ma auspichiamo il prima possibile. Federica Invernizzi Gamba, concludo con lei, con l'ascolto, l'ha già accennato, ma penso che sia veramente un aspetto importante, ecco, come ascoltare i figli, i bambini, e poi ascoltare un bambino non è come ascoltare un adolescente, evidentemente. Certo. Mi verrebbe da dire che è importante che chi fa l'ascolto abbia una formazione specifica nell'ambito, in modo che sappia differenziare con quali modalità ci si approccia a un bambino. L'ascolto viene fatto a partire dai 6 anni, questo è importante dirlo. È chiaramente diverso farlo con un bambino di 6 anni o farlo con un adolescente di 14 anni. Quindi avere una formazione adeguata nell'ambito, e di nuovo è un ascolto aperto a 360 gradi, dove i bambini sanno che possono portare quello che sono i loro pensieri, le loro emozioni, ma sanno anche che poi la responsabilità della scelta sarà quella dei genitori, ma che la loro, o del giudice, ma che la loro parola verrà tenuta in conto. A me piace sempre dire ai bambini, è un po' come se il puzzle si è rotto durante la separazione, se ognuno deve rimettere il pezzo, ognuno deve mettere il pezzo per poter vedere di nuovo la fotografia, e quindi è importante anche la vostra parola. Mi sembra una bella immagine con cui terminare. Grazie, grazie ad entrambi per essere state ospiti di Falò. Grazie a voi per averci seguito anche questa sera. La settimana prossima parleremo di vendita online di farmaci. Farmaci, attenzione, perché spesso sono contraffatti e pericolosi. Appuntamento dunque a giovedì prossimo.